Alla Sponzala i candidati sindaci Pino De Silvio e Giangrazio Di Lusigliano. Quello che ora fai è Luchi Balboa e Ivan no, Drago. No, ora inizia la lotta, perché l'8 marzo sono mazzate da fuoco. Ma c'è pod. La domanda, prima domanda. Ma oggi non è 22. Ma se non la fai io si primaria? No, si dovevano fare, poi una la timba che pensa che io vado l'8 marzo. Aspetta, la, tutte le donne vero? Ma la parlare lui. Scusa, ma tu troppo timida a parlare 8 secondi, contati. Tutti l'hanno detto in un secondo. La domanda seria. No, lascia stare. La prima domanda è questa. Uno dei due vincerà e si candiderà al sindaco. L'altro lo appoggerà? Certo, non c'è dubbio. Sarà chi da parte nostra è pieno sostegno al candidato che è vincitore di questo momento dell'8 marzo. Certo. Certo, non c'è dubbio. Ragazzi, forse non abbiamo capito che la competizione è all'esterno. Noi alla fine di questa, comunque, voglio dire, festa di democrazia, abbiamo un competitor che sicuramente non è né Giangrazio né Pino De Silvio, ma sta dall'altra parte, per cui sicuramente andremo a... una patata, no, la domanda viene spontanea. E sia lui che lei state facendo a fare le primarie? Noi siamo stati i primi del PD a fare le primarie e noi crediamo che alla fine la gente possa esprimere con consapevolezza il proprio giudizio, per cui è normale che il popolo di Mola decida di individuare il candidato sindaco. Pienamente d'accordo con Pino, sono queste le scelte, che le motivazioni che ci hanno portato a dire bene primarie. Io solo una cosa voglio dire, la nostra competizione è solo sulla cipolla, no? Ah, ci sarà poi un momento. No, perché domani saremo a Pifretta, carota squala. No, cupene. Carcotta squala. Mamma maglia. Ma se no, sono pulmire. Formativa, che viene una zecca. A Pino, tu sei stato già candidato, è stato abbastanza forte. E tu? A chi ti conosci a te? Ma Caroscia, tiene tanta timba per Caroscia, ma se troppo. No, se la dobbiamo dire tutta, io non sono mai stato candidato sindaco, invece bravo. Giangrazio è stato candidato sindaco. È vero. C'è un canno per... sindaco. Che chiedi a questo peggio senso? Però c'è un canno per essere candidato. Ti devi informare meglio. Quando la pigliato la da volta? Eravamo in solitudine, quattro amici al bar. Proposta all'ultimo momento ed erano 400 voti. Quando ha avuto bisogno di chi? Quella è il quattro sindaco. Vabbè, non c'entra niente, stavolta è una coalizione diversa, allargata, e comunque sicuramente non faremo una magra figura. Anzi. Sì, 400 voti a bicchiere da volta. Meno mi ci vogliono almeno 7.000 voti. Del centro sinistra. Sempre meglio di partire da zero, no? Del centro sinistra, un unico candidato? Allora, questa non è soltanto la coalizione di centrosinistra, ma si chiama Bene Comune 2015, per cui oltre a noi del PD, che si sa che siamo di centrosinistra, ci stanno anche gli altri amici, per cui stiamo facendo sto squadrone mondiale. E tu? Abbiamo superato quelle che sono il concetto di ideologia e andiamo a lavorare sulle idee e sui progetti insieme. Giangrazio, Giangrazio, 2-0 Pallacento. Giangrazio ha parlato di dialetto, no? Pino, l'ho ancora parlato di dialetto. Ciao. Ti facciamo dire qualche cosa in dialetto? Ciao. Pino, c'è Wesend. E c'è Claudio Furt, Imatand. Sembra bianco. Sembra bianco. Otto secondi, la prima volta che mi ho fatto la domanda a te. Otto secondi. Bisogna capire se prima erano bianche. Premi erano bianche. E mo sacci. Ancora. La Sponzala è una. Come le domanda al sindaco? Me ne mutuccano. Scusa, ma a sto punto, o me ne tucca io lo? Ma ne tucca? Ma va poi c'è sta capra delle camere. Noi la dividiamo equamente. Allora, ci sono problemi. Allora, insieme, dai, la prendiamo insieme. La Sponzala, i candidati sindaci. Chi vince il migliore?
però io andiamo più avanti, vinceremo entrambi, perché il gioco sarà di squadra. Allora scusa, ma perché è che aspetta l'età, perché è che aspetta l'età? E va bene, noi associeremo altre caratteristiche all'esperienza, non ti preoccupare. Pino? Sarà una bella festa di democrazia. L'8 vi aspettiamo tutti quanti qua al Palazzo Roberti. A che ora, ti buca? Dalle 8 del mattino alle 22, e con consapevolezza venite a darci il voto. Ah sì, però tu non capisci, l'euro, bisogna pagare l'euro. Una volta, niente, assolutamente. Chiunque può venire a dare il proprio... Per la prima volta, Mula, si decide veramente con la collettività, con i cittadini. Ogni cittadino potrà venire ed esprimere liberamente il proprio consenso e, naturalmente... Indipendentemente dal voto che poi alla fine verrà. Centro-destra o centro-sinistra, può venire qui e decidere, no, perché deve essere democratica la cosa, sì. Tutti possono. Allora, sicuramente sì, però voglio dire, dobbiamo anche stare attenti agli inquinamenti, perché voglio dire, abbiamo visto in altre realtà che si sono mosse le solite truppe cammellate, come si suol dire, che per inquinare la situazione, il voto, hanno mosso situazioni veramente al limite, quindi a dir poco vergognose, per cui invece in modo autonomo i cittadini devono venire ed esprimere il proprio consenso. Scusami, tu già avuto? E tu mi dici? No, dai, già avuto. Ma non è mutuc. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non si può dire. Chi è Ied? Tu? A Ied. Ciao Nico. Ciao. Ah, c'è fondo. No, te la prendi la cipolla. È tutta tua. Però la cipolla la mangichi però.